della loggia di Leopardo col Panta è un qualcosa di incredibile. È nata perché il nostro amico in comune, Giumbo, aveva queste idee un po' bizzarre. Quindi gli avanzava del materiale di una tenda di casa. Così si è messo a tagliarla con le forbici, a fare queste striscettine lunghe che sembravano un foulard, più quasi una cravattina un pochino trasandata, ma fashion da morire. E siamo partiti con questo gioco, con questa loggia del Leopardo. E in quel periodo se la indossava il Panta era figa, andava bene tutto. Io ero giovane, quindi ero diametralmente opposto al Panta, perché ero proprio un ragazzino completamente, cioè, nuovo, stavo iniziando a crescere, a scoprire il mondo. Lui era già Marco Pantani, quindi un grande personaggio, un atleta incredibile. E ci siamo proprio divertiti, abbiamo costruito questa storia raccontando delle favole con personaggi completamente diversi l'uno dall'altro, e è stato meraviglioso perché avevamo creato veramente un motivo per seguirci e per essere interessati a qualcosa che alla fine non esisteva. Quindi Giumbo è stato un grandissimo collante e un fantastico stratega.